Quattro cordate rimaste, tra queste già domani potrebbe arrivare il nome del gruppo che guiderà il Como del futuro. Sono scaduti oggi alle 12.30 i termini concessi ai candidati per i supplementi di documentazione. Delle otto cordate, diventate poi sette dopo la fusione tra due, sono quattro le buste presentate. Si tratta dell'Ariete SRL, che fa riferimento all'imprenditore campano Francesco Agnello, segue in ordine alfabetico la Broccoleri Giuseppe, il cui progetto si è fuso con quello guidato dall'ex calciatore Stefano Maccoppi, segue la Heritage Sports Holdings di Victor Pablo Dana e infine la Nicastro Massimo, che vede in prima linea l'omonimo imprenditore milanese e il romano Roberto Renzi, Trade Union, l'ex presidente Enzo Angiuoni. La documentazione inviata verrà ora presa in carico dalla commissione cittadina incaricata di supportare il sindaco Mario Landrescina nella scelta del miglior progetto per la partecipazione in rappresentanza della città di Como ad un campionato della Lega Nazionale Dilettanti FIGC. La riunione è prevista per domani e nella stessa giornata si potrebbe arrivare ad una decisione finale. I tempi, è noto, sono strettissimi, in quanto entro il 28 luglio la nuova società dovrà risultare affiliata alla federazione e iscritta al campionato dilettanti. Alle cordate il sindaco ha chiesto con un bando una serie di garanzie e adempimenti. Tra queste richieste il piano industriale, le garanzie economiche, l'organigramma del futuro club di calcio, ma anche la serie prevista per ricominciare l'attività sportiva dopo la fine traumatica delle scorse settimane. Tra gli elementi aggiunti c'è anche la disponibilità a integrare tutti i dipendenti dell'ormai ex football club Como e una fideiussione da 50.000 euro come garanzia per la concessione dello stadio cittadino da parte del comune.